E aver accoppiato questo concetto a quello che succede oggi è un forte messaggio. Intanto si parla di territorio, si parla di terra, si parla di da dove siamo partiti, dunque si parla dei nostri prodotti, che sono parte comunque della nostra storia, ci accompagnano. Poi noi siamo molto esigenti nei nostri prodotti, vogliamo che siano il massimo perché siamo i primi consumatori di quello che produciamo, questo è un po' l'assioma. E siamo anche un po' gelosi di questo. Tanto è vero che non abbiamo mai fatto politiche aggressive per poter promuovere il nostro territorio. Oggi che il mondo è cambiato, dobbiamo aprirci al mondo. È venuta bene, sono veramente molto contento. È una piccola cosa, però comunque 200 persone dalla mattina alla sera ascoltare Pietro Zita, Giacomo Gallina, Dario Zider, Giusi, Foschia, la signora delle erbe. Insomma, far vedere come si possa fare qualità partendo dai punti precisi che San Marino ha. Dobbiamo ricordarci che qua non siamo in Italia, in Spagna, in nazioni da 30-60 milioni di abitanti, ma da 30.000 abitanti. E il ragionamento era che produzione San Marino ha e se si può fare eccellenza con queste, per cui la farina per il pane, i formaggi, la carne. Ed è nata una cosa molto bella perché la libertà era quella di, partendo da materie prime e da tradizione, come si può elevare la loro qualità e andare all'essenza delle stesse. E secondo me ci siamo riusciti perché c'è stato un mix. Lehman con il discorso sulla salute, la contrapposizione fra la pasta e fagioli tradizionale e quella creativa di Massimo Bottura. La cosa sorprendente è che in un ambiente più tranquillo rispetto a Milano, perché 250-300 persone insomma, sono diverse da migliaia, però si è capito come la modernità oggi ci arriva dal passato, perché il pane di Rocco Princi. Poi alla fine è lievito madre, è acqua, è farina, è sale. Che uno se lo dice così sembra quasi sorprendente che il pane non sia fatto più in questa maniera. Cioè di come c'è stato un discostamento tra la qualità della cucina o delle materie prime quotidiane da quello che è sempre stata la vera bontà di un prodotto. E anche la capacità di Giusy di parlare di ogni fogliolina. Io alla fine ho detto, guarda, sei un poeta, perché io quello che vedo lì sul tavolo con te sono foglie che vedo non ho mai pensato che un prato verde nascondesse delle insalate e delle cose commestibili. Per cui veramente c'è tanta tanta qualità che ancora non conosciamo e dobbiamo riportare in luce, che sono già qua che si pensava già l'anno prossimo cosa poter fare. E poi mi piace che si parli di identità e di libertà perché non ci devono essere dogmi, cioè bisogna avere un po' di viene, parla e spiega il suo credo gastronomico. E secondo me siamo riusciti e ho visto facce contente. Come puntata zero sicuramente il voto è un voto positivo perché c'è un riscontro, specialmente anche da parte dei giovani, la presenza anche di ragazzi di scuola alberghiera molto interessati. E questo sicuramente il coinvolgimento dei giovani è sinonimo di futuro e questo ci darà la possibilità di poter proseguire con questo progetto. Dalla media, non abbiamo avuto dubbi su questo, sul fatto che fosse il piatto migliore in base al regolamento, tutto. Senza volerlo, era anche l'unico piatto veramente caldo, per cui ha dato attenzione a ogni fase non solo del pensiero sulla ricetta, della preparazione dell'arrivo in tavola, sono i patacocci.
cioè la sua compattezza, quel croccante di forza e non di parmigiano, grana, per cui c'è un formaggio saporito di qui, e l'olio di strigoli, quindi una verdura della zona, però servita sotto una forma diversa, e questo insomma, per cui complimenti.